Ciao, sono Laura Gaspari e sono la coordinatrice del progetto Pride, un centro antidiscriminazioni che la cooperativa sociale On The Road ha aperto nel corso del 2022 grazie a un finanziamento dell'UNAR. Il centro ha l'obiettivo di offrire supporto a persone della comunità queer che vivono situazioni di discriminazione o violenze a causa del proprio orientamento sessuale o a causa della propria identità di genere. La cooperativa On The Road ha deciso di aprire questo centro proprio in virtù di tutta un'esperienza che ha accumulato nell'arco degli anni rispetto a tematiche di genere, rispetto anche al disequilibrio di poteri tra generi. Nel corso di questo anno di attività del centro Pride abbiamo sicuramente capito la forte necessità di continuare questa attività di supporto proprio per dare alle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, un luogo dove poter essere ascoltate, comprese e anche indirizzate alla fruizione dei servizi presenti sul territorio. Diciamo, gli obiettivi che abbiamo raggiunto in questo anno di progetto sono sicuramente quella di offrire un safe space alle persone, ma anche di iniziare a parlare del tema relativo all'identità di genere e all'orientamento sessuale nei territori, in particolare della provincia di Teramo e della provincia di Ascoli Piceno, e di appunto portare delle informazioni e una sensibilizzazione all'interno di questi luoghi. La volontà della cooperativa è sicuramente quello di dare continuità a questa attività, poiché ci rendiamo conto che abbiamo solo iniziato. Abbiamo, diciamo, solo posto delle basi appunto al centro, ma anche alle attività di formazione e sensibilizzazione, proprio perché è un tema poco percepito, poco sentito, e anche per questo abbiamo deciso di proporre dei questionari all'interno delle università, proprio per rilevare la percezione rispetto alle discriminazioni che vive la comunità LGBTQ+. Diciamo, il nostro obiettivo è quello sicuramente di dare continuità a questa attività, sia per non lasciare sole le persone della comunità LGBTQ+, ma anche per produrre quel cambiamento culturale e cercare di contribuire alla creazione di una società sicuramente più equa e che riconosca i diritti di tutte le persone, soprattutto per quanto riguarda la propria identità di genere, il proprio orientamento sessuale. Stiamo proponendo anche delle formazioni per riuscire a produrre delle competenze specifiche rispetto ai bisogni di questo target, ma ci rendiamo conto che questo può essere solo l'inizio della nostra azione. Il centro Pride è appunto presente nella città di Martinsicuro, ma ovviamente ha un respiro territoriale molto più ampio, e la cosa più importante che abbiamo fatto quest'anno è quella di metterci in rete sia con altri centri che erano già presenti precedentemente, ma anche creare poi delle connessioni con altri nuovi centri antidiscriminazioni che sono nati grazie al finanziamento dell'UNAR e al bando del 2021, proprio perché ci si è resi conto e ci si è rese conto che la necessità appunto di costruire una metodologia specifica e degli interventi dedicati è appunto un bisogno che è stato riscontrato su più territori nel nostro paese. Viviamo in territori dove il riconoscimento delle persone della comunità queer risulta ancora molto difficile e ostacolata. Avere quindi su questo territorio un centro antidiscriminazioni che con professionalità può ascoltare, accogliere le persone della comunità LGBTQ+ e proporre degli interventi utili alla loro emancipazione è sicuramente fondamentale.